qui Protestantesimo. Con l'avvicinarsi dell'8 marzo torniamo a parlare di violenza di genere, la violenza sulle donne in quanto tali. Dal 2011 è in vigore la Convenzione di Istanbul, una iniziativa del Consiglio d'Europa per prevenire la violenza contro le donne. Naturalmente però il femminicidio è solo la punta dell'iceberg e avviene dopo anni di minacce, persecuzioni e percosse, generalmente all'interno delle mura domestiche. La Federazione Donne Evangeliche Italiane ha lanciato una campagna di sensibilizzazione su questi temi. Sentiamo dalla viva voce di Gianna Urizio, presidente FDEI. È un'idea semplicissima che è stata creata da una donna che aveva subito a sua volta violenza, si chiama Maria Andaloro, nata e vissuta nella provincia di Messina, e ha detto: questo è un posto occupato da una donna che avrebbe potuto essere in teatro, avrebbe potuto essere sugli autobus e che non c'è più perché ha subito violenza. E poi ancora un servizio sulla Settimana della Libertà che quest'anno è stata dedicata al tema dell'urgenza di una legge quadro sulla libertà religiosa. Molte le iniziative, ad esempio a Milano o a Roma, dove nella splendida cornice dell'Aula Zuccari del Senato si è tenuto un convegno alla presenza di esponenti delle forze politiche e istituzionali in memoria del giurista valdese Gianni Long, prematuramente scomparso. E infine riprende la rubrica biblica Alfabeto Cristiano, che riparte dalla lettera C come Chiesa. Seguiteci dunque in questa puntata di Protestantesimo in onda lunedì 9 marzo alle 8:05 del mattino sulla seconda rete Rai.